È anche vero che gli altri attori della ricostruzione non si sono mai sentiti, e mi dispiace dirlo. Il sindaco più volte sollecitato a dire qualcosa contro l'ATER e all'ATER mi ha sempre risposto: non posso fare niente, sei il sindaco della città, è la tua città che sta andando in malora, l'ATER qualcuno dovrà prima o poi costringerla a fare quello che è di suo, il suo preciso dovere. A partire dalla trasparenza, io ho ma decine e decine di PEC rivolte all'ATER, ma anche alla Protezione Civile, che non hanno mai avuto risposta, mai. L'ATER impunemente continua a fare, cioè a non fare niente, senza nemmeno giustificare. L'ATER non partecipa nemmeno alle assemblee di condominio. Mi pare che sia un obbligo di legge, perché almeno nei condomini misti le ordinanze commissariali prevedono che le decisioni vengono assunte in assemblea condominiale secondo il diritto civilistico delle... Quindi, avendo per quale ragione andrebbe anche questo indagato, l'ATER mantenuto sempre la maggioranza catastale può fare, per dirla in francese, da padrone sotto. Ciò nonostante non partecipano alle assemblee condominiali. Quindi noi proprietari, ma io parlo anche per gli altri, perché il problema è ugualmente riversato anche sugli inquilini, non abbiamo la possibilità di sapere che cosa stiano decidendo, se hanno deciso qualcosa relativamente ai nostri alloggi. Niente, alle PEC, che hanno la finalità di cercare di indurli a partecipare o di avere informazioni, non rispondono. Noi, che percettori di CAS, siamo stati costretti, sia gli inquilini che noi proprietari, a redigere dichiarazioni false. Perché? Perché la piattaforma nella quale ora si fa questa dichiarazione prevede dei passaggi che richiedono dei dati relativi al progetto, a noi proprietari. Non ce li abbiamo questi dati, tipo il MUDE, tipo il numero del protocollo dell'eventuale finanziamento. A PEC rivolta all'ingegnere e all'ATER, la PEC è stata fatta da me e dall'amministratore del condominio, non c'è stata alcuna risposta, per cui anche quest'anno ho dovuto fare, come l'anno scorso, la dichiarazione falsa in cui mi dichiaro inquilino. E dichiarandomi inquilino, quindi il problema riguarda anche gli inquilini, dobbiamo comunque fare un'ulteriore dichiarazione falsa, perché la piattaforma prevede, e per poter chiuderla bisogna inserire questo documento, che il proprietario e quindi l'ATER fornisca una dichiarazione con la quale afferma di voler mantenere le condizioni di locazione antesisma. Non è mai stata prodotta questa dichiarazione. Cosa ci dice il Comune già l'anno scorso? Che va apprezzato, ha adattato e costruito un ufficio di supporto ai terremotati. Io me la sono fatta da sola, ma ci sono persone molto più anziane di me che non sono in grado, e quindi ben venga questo intervento del Comune. Ma che soluzione ha trovato il Comune? Dichiarati inquilino. E non ce l'hai quel documento? Va bene, mettici. Io ci ho messo la prima pagina del contratto di acquisto. E io sono arrabbiata, e sono arrabbiata anche con il Comune, perché tu devi visto che sei tu che devi raccogliere quelle informazioni, devi pretendere che l'ATER dia questi dati, lo devi pretendere. Di questa cosa io ho informato gli ultimi due commissari della ricostruzione, mentre il dottor Legnini mi ha detto, riconoscendo la validità della mia obiezione, e in dialetto, ve lo riconosco, perché mi ha detto: io non so più che cazzo fare con l'ATER. Letteralmente, l'attuale commissario ha fatto orecchie da mercante, non mi ha nemmeno risposto a questa obiezione. È il Comune,
ho scritto un articoletto qualche giorno fa in cui accusavo il comune di non fare niente, questa era un'occasione buona, a caratteri cubitali avrebbe dovuto chiedere all'ATER quei dati che servivano a noi proprietari, ma anche il documento che copriva tutti gli inquilini. Non c'è, non c'è, l'ATER continua a fare quello che vuole.